Marco Cadeddu, il presidente di Esatour Group. Esatour Group nel 2022 compie 25 anni di attività. Esattamente, nel 1997 Esatour Group fu fondata e creata dal sottoscritto con altri soci, e quest'anno 2022 raggiungiamo un importantissimo traguardo perché celebriamo il nostro giubileo con il 25esimo anniversario di attività. Quali sono gli ambiti di attività di Esatour Group? Esatour Group opera sul mercato turistico con diverse specializzazioni che ci rendono un tour operator, tra virgolette, sui generis. Cultura, musica, sport, questa è l'unicità che riprende il concetto del sui generis che ho citato precedentemente. Esatour Group costruisce infatti pacchetti su misura, customizzati, va di moda questa parola oggigiorno, relativi ai grandi eventi culturali, ai grandi eventi musicali e ai grandi eventi sportivi. Quindi partecipazione a grandissime rappresentazioni teatrali e i principali opere nel mondo e i concerti delle grandi star internazionali, cito fra tutti Andrea Bocelli, le grandi star dell'opera alla Scala o al Teatro La Fenice, o i Coldplay, Harry Styles, tutti i big che oggigiorno sentiamo nominare dai media. E anche lo sport chiaramente occupa un posto di rilievo nella nostra programmazione, e quindi pacchetti costruiti su misura per andare ad assistere ai grandi avvenimenti della Serie A, della Champions League, dell'Europa League, fra poco del Mondiale in Qatar e i grandi tornei di tennis, cito fra tutti il Roland Garros e Wimbledon, il torneo Sei Nazioni per quanto riguarda il rugby e la prossima Coppa del Mondo in Francia, e tutti i gran premi sia di MotoGP che di Formula 1 che si tengono annualmente in giro per il mondo. B2B, specializzazione verso le agenzie con la piattaforma di ticketing oneclicket.com, che già stiamo sviluppando e promuovendo e migliorando a partire dal 2016, che permette ai nostri interlocutori di acquisire il proprio biglietto online semplicemente con un click. Quali strategie avete studiato per il futuro? Recentemente abbiamo avviato e costruito una piattaforma digitale che si chiama Italy Connect, dedicata esclusivamente all'incoming sull'Italia, un progetto al quale crediamo molto e a cui affidiamo un'importante fetta della nostra promozione nei prossimi anni. Italyconnect.travel è l'indirizzo di questa piattaforma digitale che riassume in sé tantissime possibilità per il B2B di prenotare direttamente online il proprio pacchetto turistico. Si possono addirittura creare dei pacchetti in cui il cliente finale sceglie le proprie destinazioni in base alle proprie esigenze. Quindi se si vuole costruire autonomamente un percorso che attraversi l'Italia, in cui visitare i pezzi forti del nostro bel paese, questa piattaforma glielo permette di fare autonomamente, si crea un preventivo e può addirittura arrivare alla prenotazione finale in quanto è un e-commerce. Tour, pacchetti, transfer, e attrazioni turistiche, guide, veramente un bel ventaglio di opportunità online che perseguono praticamente questo nuovo trend delle piattaforme digitali. E non dimentichiamo comunque che Esatour Group nasce come operatore di incoming, quindi con alle spalle una storia ed una esperienza pluriventennale nel campo della costruzione di pacchetti turistici relativi alle esperienze nel nostro territorio. Ci stiamo evolvendo sempre di più in questa direzione e negli ultimi tempi abbiamo sempre più
preso a cuore anche le richieste individuali da parte di turisti che vengono da destinazioni molto lontane, tipo il Brasile, gli Stati Uniti o l'Estremo Oriente, e specializzandoci proprio nel costruire pacchetti mirati in base alle loro esigenze. Da tanti anni ESA Tour Group collabora con numerose federazioni sportive. È stata la Federazione Ginnastica d'Italia nel 2009 a premiarci inserendoci nello staff organizzativo dei campionati europei di ginnastica artistica che si tennero al Mediolanum Forum di Milano. Da quel momento abbiamo iniziato a collaborare in maniera sempre più attiva sia con la Federazione Ginnastica d'Italia, in quanto ogni anno a partire dal 2010 fino a tuttora qui alla Fiera di Rimini si tiene la manifestazione più importante e più numerosa del panorama sportivo italiano, che si chiama Ginnastica in Festa, con due edizioni, sia una invernale che una estiva. Ma non soltanto eventi a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, in quanto abbiamo collaborato anche con la Federazione Ginnastica Europea nell'organizzazione di tanti eventi, cito tra tutti quelli del 2017, i campionati europei di ginnastica aerobica, nel 2018 il Golden Age Gym Festival di Pesaro, nel 2021 nuovamente gli europei di aerobica e acrobatica a Pesaro, e la grande novità che sono lieto di annunciare è che nel 2024 proprio qui all'interno dei padiglioni della Fiera di Rimini organizzeremo i campionati europei di ginnastica artistica, una manifestazione di valenza internazionale in cui avremo poi gli occhi di tutto il mondo puntati addosso. Non soltanto ginnastica, perché nel corso di tanti anni molte federazioni ci hanno premiato, faccio l'esempio della Federazione Italiana Rugby che abbiamo seguito per molti anni accompagnando la nazionale nelle sue trasferte durante il torneo del Sei Nazioni. Una ottima e proficua collaborazione abbiamo avuto con la Federazione Italiana Atletica Leggera, con la Federazione Italiana Triathlon e ad anche con la Federazione Italiana Sport Sordi d'Italia, per la quale abbiamo organizzato più di una volta manifestazioni internazionali sia nell'ambito della pallacanestro che della pallavolo.